tutti, un saluto particolare agli spettatori del Tigullio Design District. Ci troviamo qui a Lavagna, io sono Giacomo San Germani, titolare insieme a mio fratello dell'omonimo cantiere storico di barche a Imegno. Ci troviamo a bordo di un'imbarcazione classica, nostra costruzione del 1960, che vi faremo vedere più avanti. L'attività cantieristica San Germani è nata alla fine del XIX secolo a Mulinetti, vicino Recco. Il bisnonno Ettore Dorin vuole costruire per il figlio Cesare appena nato una piccola imbarcazione a vela. Era il 1896 e in Italia ancora non esisteva lo yachting da diporto come oggi lo conosciamo. Nel 1906 Ettore vinse il suo primo riconoscimento, una medaglia d'oro, a un'importante esposizione per una piccola barca a vela che progettò e costruì. Presto a Mulinetti lo spazio divenne insufficiente, la clientela richiedeva sempre barche più grandi e nel 1934 i fratelli San Germani, Cesare e Piero, si trasferirono nel cantiere a Rapallo. Qui è stata varata una quarantina di imbarcazioni, splendidi yacht, tra cui spicca Samani I, un'imbarcazione con molti successi, già di una dimensione importante per l'epoca. Altre se ne ricordano per esempio il Gipo II e il 22 metri sloop Samani II. Che per le sue dimensioni eccezionali per quei tempi è paragonabile ad oggi ad un mega yacht. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale i fratelli San Germani portarono il cantiere a Riva Trigoso, ovviamente costruendo imbarcazioni per la marina italiana, bettoline da trasporto che venivano poi portate nel porto di Sestri per essere utilizzate dalla marina mercantile e dalla marina militare. Nel 1946 i fratelli lasciano Riva Trigoso per Lavagna, dove ancora oggi risiede il cantiere. Tra gli anni 50 e 60 la produzione San Germani balzò alla ribalta della scena internazionale con la realizzazione di diversi terza classe ROC, Royal Oceanic Racing Club. Furono costruite splendide barche per lo sport velico della Marina Militare Italiana, se ne ricordano alcune come Chiar di Luna del 1952, Artica II, varata nel 1956, che si affermarono ovviamente nelle più importanti regate internazionali. E da quel momento Cesare San Germani Senior fu considerato il santone dello yachting. Dal 1978, sotto la guida di Cesare San Germani Junior, nostro padre, dopo tre intensi anni di studio e progettazione e sperimentazione, sono iniziate nel cantiere di Lavagna le costruzioni di scafi con materiali compositi avanzati, utilizzando le tecnologie che erano ormai in uso solamente dall'aeronautica o comunque dall'industria aerospaziale del tempo. Quindi venivano utilizzati materiali come il vetro, il carbonio, i nidi di Nomex, Kevlar e tutti i materiali sconosciuti allo yachting di quell'epoca. Questi materiali, molti, come avevo detto, provenienti dall'industria aerospaziale e la continua ricerca dell'innovazione tecnologica hanno portato alla creazione di yacht unici con prestazioni superlative. Nonostante l'avvento di queste nuove tecnologie, lo stile inconfondibile delle nostre barche è rimasto immutato nel tempo. Le linee classiche hanno lasciato comunque spazio a quelle moderne, senza però mai dimenticare quei particolari che ci hanno sempre contraddistinto. Molte ovviamente sono state le personalità illustri che hanno goduto di questi puro sangue, come per esempio il barone Edmund Rothschild, l'ingegnere Gianni Lancia, l'ingegnere Pininfarina, l'ammiraglio Luigi Durand de la Penne, solo per citarne alcuni. E quasi tutte le imbarcazioni costruite dal cantiere sono state progettate da noi, quindi da mio nonno, mio padre, oggi siamo noi a capo dell'azienda e quindi progettate dalla famiglia San Germani. Le altre sono state comunque sempre progettate da grandi architetti e designer dell'epoca. Per citarne alcuno possiamo citare Giles, possiamo citare lo studio di Sparkman & Stevens, Illingworth, German Frère, Bruce Farr, Sciarelli, Anselmi Boretti, sono veramente molti,
ma questi sono forse i più conosciuti. Oggi ovviamente, come in passato, molte delle nostre barche continuano a solcare i mari con l'inconfondibile tratto distintivo della rimea gialla e dei tre pallini degradanti che stanno a indicare la lettera S di San Germani nell'alfabeto Morse. Eccoci all'interno dell'imbarcazione che ammiravamo prima dall'esterno. Si tratta di un motor sailor, quindi un'imbarcazione nata più per le crociere che per le regate, con volumi interni più abbondanti, spazi più confortevoli. Lo stile è comunque uno stile molto classico, con linee pulite. I materiali utilizzati all'interno sono principalmente il mogano e le formiche per la cucina e per i bagni, che erano le aree ovviamente che dovevano essere pulite più facilmente, quindi non si utilizzava del legno massello. Si tratta di un'imbarcazione suddivisa già in un'ottica moderna, quindi con degli spazi ben definiti, con una cabina armatoriale a poppa separata da tutto il resto della barca, un quadrato centrale dove ci troviamo in questo momento, una cucina di passaggio e poi una cabina ospiti a prua. Ovviamente i marinai all'epoca erano un po' sacrificati, quindi si trovavano nella calavele, che poteva essere sia cabina dei marinai che calavele a seconda dell'occorrenza, o comunque entrambe le cose contemporaneamente. Oggi, come 50 anni fa, il design è rimasta una parte importante, se non fondamentale, della progettazione di un'imbarcazione. Le linee pulite classiche e predominanti nella storia del cantiere sono ancora oggi una parte importante e fondamentale. Nonostante la parte esterna, quindi comunque le linee di scafo, si siano evolute ovviamente con i diversi rating di regata, con le diverse scelte anche armatoriali, invece la parte interna è rimasta comunque invariata, pur modificandosi e aggiornandosi ovviamente con i tempi. Oggi dovessimo costruire un'imbarcazione nuova, avrebbe comunque il fascino di un'imbarcazione classica, mantenendo quello che è il nostro stile da sempre. Ovviamente nella produzione di un'imbarcazione nuova non bisogna mai dimenticare che stiamo comunque parlando di un oggetto che è in movimento, che è nell'acqua, quindi non ha una stabilità come un'automobile, e quindi vanno considerati tutti questi fattori. Spesso ci si dimentica, andando proprio a cercare l'essenzialità nel design, ci si dimentica che l'imbarcazione deve avere delle caratteristiche che siano comunque funzionali all'ambiente in cui si trova. Entrati ora in cantiere, dove, come avrebbe detto mio padre, si compie la magia. La nostra attività si sviluppa in 5.000 metri quadrati di terreno coperto. Abbiamo fatto qualche anno fa una scelta verso l'ecosostenibilità, installando un impianto fotovoltaico da 98 kW che copre completamente il fabbisogno dell'azienda. Ovviamente sviluppando comunque un senso sostenibile, un senso comunque di socialità verso quello che sarà il mondo del futuro, abbiamo deciso di intraprendere questa strada, considerando sempre il fatto che noi siamo costruttori di barche in legno, e il legno, come tutti sanno, è l'unico vero materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%. Per dare un consiglio a chi volesse intraprendere la carriera di designer, non dimenticate mai da dove siamo venuti. Ricordate sempre il passato, cercate di imparare da quello che è stato, perché di nuovo ormai non si inventa più nulla. Questa è l'unica cosa che vi posso dire. Noi veniamo da una storia centenaria, e se non avessimo imparato da quelli che sono le esperienze passate, probabilmente oggi non saremmo ancora qui. Concludiamo così la nostra visita insieme, ringraziando tutti per l'attenzione. Un ringraziamento ovviamente particolare va al Tigurio Design District per l'importante invito apprezzatissimo che è stato fatto alla nostra azienda. Grazie mille e un caro saluto a tutti.